sdrammatizzare. Di sdrammatizzare questa situazione del Covid che veramente ci ha trattato in maniera veramente oppressiva per tutto questo periodo. Spiazzato più che altro. E allora ci siamo inventati di fare una registrazione a distanza, ognuno a casa sua, e abbiamo messo su una band virtuale. C'è chi fa le mostre, chi fa le band. Ha cantato per i cavoli propri, ognuno ci ha messo una parolina particolare, abbiamo fatto un testo e abbiamo fatto una parodia di una canzone di Carlo Sole. Abbiamo fatto, invece piglia della pastiglia, mi ha detto, mette una vassaglia, perché giustamente in questo periodo più di metterci una vassaglia non poteva. Questa cosa nel giro di una settimana è andata in giro per il mondo e un bel giorno mi ha telefonato un certo uno che ha fatto pronto. Sono Venzo. Ho detto, scusi, sono Venzo Albove. Io pensavo che fosse uno scherzo, ho detto, no, chi sei? No, sono proprio Venzo Albove. Ho avuto questa vostra parodia molto carina, mi è arrivata dal Canada. Hai capito? Cioè, uno di Foggia, uno di Napoli, mi amano canto. Per farla breve, lui l'ha messa in un suo canale TV, che è quello di 50 sorrisi da Napoli, dove qualche volta è comparso anche presente bravissimo Francesco, e è successo un fatto straordinario che nel giro di tre giorni ha avuto 1 milione di visualizzazioni e nel giro di un mese tutte le altre che abbiamo fatto hanno avuto 60 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Una cosa per noi incredibile. Ma devi mettere dentro la nostra rassegna, così il giro è incredibile anche per Renzo Arbore, il quale insomma ci ha adottato come amici. Ci ha notato che questa è stata una cosa molto bella e ci ha fatto partecipare al suo programma televisivo Streaming City Show con una serie di filmati, perché noi non potevamo presenziare di persona queste belle cose, quindi abbiamo fatto anche i filmati di queste cose, le abbiamo mandate e ha avuto un discreto successo, tant'è che abbiamo partecipato l'altra sera al premio Carosone insieme a lui all'Arena Flegrei. Ma questa è stata una cosa talmente carina che praticamente noi pensiamo che quando capita una fortuna, tra virgolette, di questo tipo, può capitare a chiunque. E la cosa bella è che quando capita con chiunque che non era conosciuto affatto, diventa un fatto straordinario. Noi facciamo altro tipo di musica, siamo... Conoscevo rocchettare. Facciamo altro tipo di musica, però in questo frangente siamo divertiti a fare delle parodie, ma facciamo una musica un po' più particolare, perché riteniamo che la musica partenopea, la musica napoletana, è talmente universale, talmente internazionale, che può essere trattata in tantissime maniere. Lo stesso Arbore ne ha fatto versioni diciamo con ritmi latino-americani. Noi ne abbiamo fatto versioni con una tecnica particolare e abbiamo arrangiato i brani napoletani mantenendone la sostanza delle canzoni napoletane, però a rock progressivo. Quindi abbiamo fatto una cosa particolare, perché noi vogliamo raccontare in uno spettacolo che noi facciamo e che faremo anche prossimamente, appena ci riaprono il PAN. Noi raccontiamo una storia in cui dimostriamo come la canzone napoletana, ma da secoli, è testimone della storia, che la stessa storia di Napoli va riscritta, perché a noi ci hanno fatto credere che l'avevano fondata i greci, ma Napoli già esisteva, aveva un nome, a noi è arrivato il nome Falerossa, ma si poteva chiamare anche in un'altra maniera. Noi raccontiamo una storia, io spero che tutti quanti voi, che siete artisti, io verrò a visitare e a vedere le vostre opere, spero che siate presenti alla nostra serata, perché vi racconteremo una storia che per molti aspetti pochi conoscono. Non gli svegliamo altre cose. Adesso facciamo scoprire un po' di quello che fate voi con questo piccolo cameo. Faccio vedere un pezzettino di notte, vinto che te sbagliata,
giapponese si bussa una volta.